tonfo dei primi di marzo, la borsa continua a riservare sgradite sorprese. In questo panorama, le auto classiche si propongono come un bene rifugio, come spiega in questa intervista Romano Pasini, direttore commerciale di Ruote da Sogno, il più grande showroom di auto e moto d'epoca italiano, con sede a Modena, nel cuore della Motor Valley. Stiamo vivendo un momento di difficoltà per quanto riguarda il mercato borsistico e molti guardano all'auto d'epoca, come scriveva Forbes qualche giorno fa, un possibile bene rifugio, bene di investimento. Direi che è assodato che negli ultimi 30 anni l'investimento sull'auto storica è stato il più proficuo in assoluto. Io ritengo che sia inversamente proporzionale all'andamento della borsa, perché quando la borsa è in euforia cala l'interesse per l'auto storica, in quanto il mercato nella fascia molto alta si rivolge proprio alla speculazione, agli speculatori. Tant'è vero che questi clienti a volte sono dei fondi di investimento più che il privato stesso. Penso che la cosa più importante sia in questo momento sia la storia dell'automobile. Deve essere documentata in modo molto chiaro e limpido, insomma. La storia non è che si compra al supermercato, o c'è o non c'è. Ragion per cui tutte le macchine che possono partecipare alla 1000 miglia hanno un valore aggiunto. Cosa importante che emerge da questo colloquio, questa conversazione con lei, è che la passione si alimenta un po' alla volta. Ecco, si arriva all'auto d'epoca appunto anche con una 600, anche con un modello diciamo di grande diffusione popolare, perché è proprio questo il modo poi per arrivare anche agli investimenti più importanti e anche per guadagnare quattrini. L'appassionato si accontenta anche di vetture di modesto livello, ma poi oltre alla 1000 miglia ci sono anche tante altre manifestazioni. Tipo il Nuvolari, tipo il Terre di Canossa, concorsi d'eleganza tipo Villa d'Este, si possono fare tante belle cose. E tutto questo contribuisce all'interesse verso la vettura da collezione.